You could be my one and only. I can be your one. Come on, let's take it slowly. I'll show you how it's done. I ain't never seen your type before. How'd you end up with a guy like that? Spread your wings. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, qui con la Gameplay Sports, Luigi Pocio, come sempre. E quest'oggi andremo a fare il primo episodio della nostra nuovissima serie di Pink Slip su FIFA 14 Ultimate Team. Ebbene sì, iniziamo questa prima puntata, dove, come abbiamo detto nella precedente anteprima, praticamente andremo a mettere in gioco il nostro bellissimo Panda Vif COC realizzatore, no, finalizzatore, scusate. E niente, questa è la mia formazione. Il vincitore l'ho aggiunto sul vincitore, poi erano due. Nella prima puntata abbiamo scelto uno a sorte. E niente, adesso lo andrò a invitare e vediamo un po' come va a finire. Benissimo, e mentre accetta l'invito, vorrei ricordarvi che in settimana comunque uscirà, cioè si sceglierà il nuovo giocatore da mettere nel prossimo video e potrete partecipare semplicemente mandando un messaggio, cioè commentando il post che metteremo prima di ogni, no, o prima o qualche giorno prima, vediamo un po', prima di ogni partita, ecco appunto, dove diremo anche che giocatore appunto andremo a mettere. Vediamo un po' la squadretta Matrix 23, una formazione completamente francese con Pogba, Rami, Alessandri, Bebiani, Mautidi, Kunko, Mandanda, Gibbs, l'unico non francese penso. Si parte? Candreva ancora, lagga leggermente. Candreva, Palotelle! Oh signore! Non fanno bene al calcio. Attenzione, palla per Candreva, è più pericoloso finora. Candreva, esalta uno. Candreva, la mette in mezzo. Niente. Non è buona, assolutamente non è buona. Di Natale! Di Natale in posizione regolare! Di Natale? Va, Di Natale! Di Natale! Di Natale! Di Natale! Incredibile! Di Natale! Di Natale! Di Natale! 1-0 Revolution Di Natale! La butta dentro! Porta la spada in vantaggio con un lag incredibile! Ma Di Natale 1-0! Si è spento il controller, incredibile! Perfetto, continuiamo questa gran partita. Che fa? Chiellini usa sostanze stupefacenti prima di ogni partita. Marchetti rischia un po' e poi sbaglia, perfetto. No. Marchetti. Balotelli! Mamma mia! Che schifo di... Mamma mia, cosa? Incredibile. Mettici la testa, chiunque tu sia! Mamma mia! Ogbonna proprio a valanga sul pallone, ma... Niente. Questo capello veramente è abbastanza... scomposto. Attenzione a quel tizio che scatta. Ok, penso che sia morta la connessione. Benissimo, si rigioca questo secondo tempo di questa partita che purtroppo è stata interrotta per cause di forza maggiore, ecco. E niente, quindi si giocherà questa seconda metà partita, più che altro. Giocheremo solo i primi 45 minuti e poi stop. Il risultato è quindi sull'1-0. Abbiamo visto il gran gol di Antonio Di Natale, che quindi ha portato in vantaggio la nostra squadra. E niente, si parte con questo secondo tempo molto entusiasmante.
attenzione, lagga di meno, o almeno sembra. Attenzione, il tiro. Balotelli! La la, Balotelli, tra la la. Candreva! Ulla! Ma Candreva! Candreva! No, Di Natal! Di Natal, madonna mia! Comunque, mamma mia, il palo di Candreva al quarto minuto. Balotelli! Rete! Balotelli! 2-0, 1-0, 2-0, stiamo lì! Super Mario Balotelli, dopo il palo di Candreva, il tiro fuori di Alessandrini e l'occasione che ha portato funghi alla squadra. Oh, Cubonna! Mamma mia, all'esterno! Cubonna! Balotelli! Che cosa ha sbagliato? Che cosa ha sbagliato Balotelli? Non ci posso credere! Sbagliato assolutamente il lancio. Non era assolutamente per il tizio. Tienitelo, Cubonnito! Tienitelo, grande un po'. Oh! Marchetti! Marchetti! Miracolo di Marchetti! The big black Samoa, incredibile. Oddio! Balotelli! Balotelli! Mamma mia! Mamma mia, contropiede. Oh mio Dio, contropiede. Candreva in qualche modo. Chiellini a vuoto. Via, 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 via. Mamma mia! Mamma mia! Il palo! Marchetti la butta in avanti. Ultima azione, tutti in avanti. 2-0 per ora, quindi. E finisce qui. L'arbitro dice: può bastare. La partita finisce 2-0. 1-0, vabbè, facciamo 2-0. Tanto per. Niente, ragazzi, la partita è finita. Quindi Pandev resta nella mia squadra. E niente. È stata una bella partita. Due pali, uno per me e uno per lui. Peccato, qui sono stati i giocatori a fare la differenza, cioè Balotelli e Di Natale, se li metti davanti alla porta. Infatti, guardate, tiri in porta. Cioè, purtroppo sono i giocatori e niente, però è stata una bella partita. Quindi Pandev rimane nella squadra. La prossima puntata, quindi il secondo episodio, a breve, ve lo scriveremo sulla pagina Facebook, quindi per non perdervi la puntata, perché voi, una volta che la guardate è fatta, però per non perdervi, diciamo, l'occasione per vincere almeno un gioco. Non è chissà che, però un giocatore ogni tanto. Per non perdervi appunto l'occasione di giocare, andate sulla pagina Facebook qui sotto e niente, state sempre attenti perché prima di ogni partita, ripeto, farò un post dove voi dovrete commentare e niente, quindi questo è, ci vediamo prossimo video qui Gameplay Sports, Luigi Pocio, Pandev che, cioè, per fortuna mia, ma purtroppo per voi giocatori, lui, vabbè, in questo caso, rimane la squadra, e niente, ciao belli!